Eccoci qua. Adesso facciamo un test di visibilità. Vediamo un pochino. Se ti faccio vedere questa cosa, che cosa vedi? Un orologio? Ah, che mancanza di fantasia. Riproviamo di nuovo. Cosa vedi nel caso io ti mostri questa cosa? Il ritratto di una persona? Il ritratto di una persona che si copre un occhio. No, stiamo facendo un test di visualizzazione e visibilità. Allora, riproviamo, ultimo tentativo. Cosa vedi in questo caso? Una ragazza? Una ragazza che morde la maglietta? No, no, non ci siamo proprio. Com'è che hai visto queste cose? Com'è che non hai visto la cosa a cui veniva data visibilità? Il nome del fotografo? Non hai visto il nome del fotografo, il nomino piccolo, corpo 7, in basso a sinistra? No? Che strano, eppure è stata data visibilità, con questa visibilità è stato pagato il lavoro o una parte del compenso. Come mai non hai visto? Perché la visibilità delle immagini, normalmente, contiene la visibilità della cosa che si sta mostrando, non del fotografo, quando anche viene menzionato. Ma menzionare il fotografo è semplicemente il rispetto di una norma di legge, di una basilare norma di legge sul diritto d'autore, che dice che se la fotografia è creativa, il nome del fotografo, dell'autore, va menzionato, va indicato. Dirai, ma queste sono foto che non hanno lasciato un segno nella storia della fotografia e quindi è normale che succeda così. Altro è... facciamo un altro test allora. Hai presente la foto di Einstein dove fa la linguaccia? Eh? Se non bleffi googlando subito, è molto molto probabile che tu non sappia chi è il nome del fotografo che ha fotografato Einstein, eppure quella foto è una foto mondialmente conosciuta. O ancora, il ragazzo, l'uomo fieramente in piedi dinanzi al carro armato in piazza Tiananmen. Eppure quella foto ha vinto un WordPress Photo ed è stata fatta da almeno 3 professionisti, la stessa inquadratura. Qual è il nome del fotografo? Oppure la bambina nuda che corre scappando e piangendo dai bombardamenti al napalm in Vietnam. È più facile googlando trovare il nome della bambina, per fortuna sopravvissuta, che non quella del fotografo. La faccenda è che la visibilità data al fotografo è quando del fotografo si parla. Quando si organizza una mostra, quando si pubblica un articolo, quando si parla del suo lavoro, quella è visibilità che potrebbe essere proposta in cambio del lavoro, altrimenti è semplicemente l'osservanza di una basilare norma di legge, non visibilità che paga. Ciao!